Dolcezza per fare i biscotti che hai visto nell'anteprima. Per prima cosa ho realizzato una pasta frolla al burro e la pasta di zucchero. Di entrambe ti lascio le video ricette nelle schede e nella schermata finale. Dopo aver fatto riposare la frolla per mezz'ora in frigorifero, l'ho stesa tra due fogli di carta forno. Poi ho disegnato in un foglio le sagome della zucca e del fantasma. Le ho ritagliate e le ho appoggiate sulla pasta, ritagliandole con un coltello e dando così la forma ai miei biscotti. Con questo escamotage puoi creare le forme che più ti piacciono. Dopodiché ti basterà cuocerle nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Su ogni biscotto poi steso un leggero strato di marmellata. Io l'ho scelta di albicocche, ma puoi prenderla dal gusto che preferisci. Tanto servirà come collante per la pasta di zucchero, che come vedi ho colorato di arancione per le zucche, verde per le emoji disgustate e bianche per i fantasma e i teschi. Per stendere la pasta di zucchero che tende ad attaccarsi, ti consiglio di spolverare sul piano di lavoro e sulla pasta dello zucchero a velo. Dopodiché ti basterà adagiarla sul biscotto ed eliminare l'eccedenza. Infine ho decorato ogni biscotto facendo occhi e bocca con il cioccolato fondente fuso e successivamente ho creato i dettagli e le sfumature di ogni forma di Halloween con il colorante alimentare. Dimmi la verità, non sono mostruosamente adorabili?